Ciao ragazzi, oggi nuovo video, questa volta non è open ma è un video tag. Allora, a parte scusate il rumore del ventilatore ma fa un caldo boy. Comunque, allora, questo tag si chiama The Woman Are You. Allora, non sono stata taggata ma me lo sono allegramente fregato dalla mia Teresina. Un bacio Teresa. Teresa Avon che ha fatto questo tag, mi è piaciuto, ho detto lo voglio fare. Allora, vi leggo le domande che mi sono scritta. La prima, 5 aggettivi per descriverti. Facciamo meglio a prepararmela. Allora, scema, una cifra, autoironica, positiva, no, questo aggettivo, positiva nel realismo. Non so se riuscite a capirmi, pragmatica. E credo di essere una buona ascoltatrice. Ok, 5 hanno detti. 2. Generalmente il tuo amore è in o out? Io direi in, quasi sempre. Se sono out, sono out per 5 minuti, comincio a parlare a macchinetta con qualche amico, col mio ragazzo. Dopo che ho finito, fa tipo il Carlino. Ok, mi è passato e sto di nuovo in. 3. Parte il tubo, che i tuoi hobby, che hobby hai? Allora, come sapete, il canto, che mi piacerebbe farlo diventare poco di più di un hobby, non sarebbe male. Poi la cucina, adoro cucinare, la grafica e adoro leggere, vedere film, cioè, lo sport? No, assolutamente no. 4. Quale genere musicale ti piace? Allora, ne ho tanti, sicuro più di tutti il new metal e tutto ciò che c'è intorno, goth metal, eccetera. Poi mi piace il blues tantissimo, mi piace il rock, mi piace il jazz, il soul, diciamo che odio un parolone, non sono un amante del neomelodico italiano, del pop italiano, diciamo quasi, la musica italiana non è che mi faccia impazzire. Oddio, io lo devo dire con tutto il cuore. Odiatemi. Allora, Vasco Rossi non è rock. Fatevi come cazzo vi pare, ma non è rock. Quindi mi sta sul cazzo lui e quella musica di merda. Verrò lapidata. Non si dicono queste cose, Lesia. Non si dicono. Io lo dico. Lo so, a tante piacerà, ma io odio la musica neomelodica napoletana. Mi urta il sistema. Scusate, so gusti. Quale genere musicale? Canzone del momento. Allora, la mia canzone del momento, allora, è nuova, che è scritta da poco, però non è famosissima, è di un gruppo con cui sto collaborando che si chiama Gli Irradia. E la canzone è Parole Sprecate, dove collaboro ogni tanto in qualche live e se ho la possibilità vi metterò un video. E poi vi farò vedere. Ah, con quale accessorio completi il tuo outfit? Allora, non sono amante di gioielli, anche se poi qualcosina me la compro, ma non la metto mai. Sicuramente sono gli occhiali, perché sennò non ci vedo. Quindi diciamo che... 7, come un po' la settima domanda. Jeans preferiti? Allora, come preferito a me mi piacciono gli skinny con attillati, ma oggettivamente non mi stanno bene. Non tanto, quasi niente. Quindi preferisco il pantalone, non il jeans, ma un pantalone più morbido, tipo quasi a zampa d'elefante o a palazzo. Tacco alto o basso? Allora, io adoro i tacchi, mi fanno impazzire, li porterei tutti i santi giorni, ma ci so buona, mi fanno male, so capace, quindi tacco basso. 9. Gonna corta o lunghette? Allora, non sono fan neanche delle gonne, però se è lunghetto, ando cazzo vado con la minigonna, ci ride. 10. Orecchini lunghi o corti? Mi piacciono entrambi, però non ho i buchi alle orecchie, quindi non li compro, non lo so. Però mi piacciono entrambi, forse non mi fanno impazzire i cerchioni, mi fanno un po' borgherotti, non mi fanno impazzire. Però mi piacciono quelli molto lunghi, con le perline, con i diamantini, carini. 11. Maglie scollate o non? Il telefono, fantastico. Rispondo e ci vediamo dopo.
Risalve. Allora, se non erro, ero arrivata alla domanda 11, maglie scollate o non? Famo tutte e due, perché io non ho le tette, quindi non si vede che sia scollata e soprattutto almeno non muoio di caldo. Invece d'inverno fino a qua perché c'ho freddo. 12, intimo nero o bianco? Nero, 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 nero. 13, cosa non deve mancare nella tua borsa? Allora, sicuramente il cellulare, se no io impazzisco perché non porto orologio, quindi insomma manco che ora è, devo comunicare, no. Sì, il cellulare è sicuramente la cosa più importante. 14, eau de parfum o eau de toilette? A me va bene pure eau de toilette perché alla fine i profumi rimangono persistenti, sapete, come già sapete o alcuni di voi sanno, a me durano tantissimo pure le acque profumate, quindi non ho di questi problemi. 15, rossetto o lip gloss? Rossetto, rossetto perché il lip appiccica, poi non si vede, poi va via subito, no, rossetto e volendo allunga tenuta. 16, unghie con smalto o non? Secondo voi? Smalto, smalto, smalto. Latte corpo o burro? Allora, come idea a me t'attira tantissimo il burro, però ho difficoltà a stenderlo, quindi alla fine latte, latte corpo. 18, cosa ti piace cucinare, dolce o salato? Mi piace cucinare entrambi, ma ultimamente sto ingarellata con i dolci. 19, ma che cazzo ho scritto? Film straniero che preferisci? Complimenti a me. Tutta la saga di Eraser. Io adoro quel film, me lo rivedo, soprattutto il 6 mi fa impazzire. E vabbè, il primo apocalittico proprio. 20. Attore preferito. Oddio, oddio, proprio attore preferito. Allora, in un altro video tag l'avevo detto, mi piace tanto l'attore che fa Sleepy Hollow. Non è bellissimo, però lì è affascinante e mi piace come recita, quindi vi posso dire quello perché non è che ci sta a vedere tanto. 21, colore ombretto preferito, oro. Cioè da anni e anni a me l'oro dove posso lo ficco dentro. Oppure se non mi va, metto un pochetto d'oro, mascara ed esco. 22, ultima domanda, tagga 5 ragazze per fare questo tag. Allora, Teresina non la posso taggare visto che il tag già l'ha fatto. Se no ti avevo taggata sicuramente. La me ne sono scritta, se no mi scordo. Allora taggo, se hanno voglia di farlo. Little Snake 90, Martina, un bacio. 2000 Zaida, Cinzietta, ciao. Aesthetic Avon. Le donne vengono da Marte. Laura Blu, Laure Blu 91. Poi vabbè, chiunque lo voglia fare, sono contenta, fatemi vedere i vostri link. E niente, vi mando un bacione, al prossimo video, sicuramente ora ne giro un altro. Un bacio, alla prossima. Ciao!